andiamo a vedere la nuova macchina della Gaggia, la Dea. Gaggia Milano, fondata da Achille Gaggia nel 1938, un'azienda che ha trasformato l'arte del caffè in un vero e proprio simbolo dell'eccellenza italiana. Il gruppo erogatore è a vista e molto performante. Nella parte superiore della macchina è posizionata una vaschetta di 2 litri con un apposito addolcitore all'interno. Si consiglia sempre l'utilizzo dell'acqua minerale. Le funzioni sono erogazione dell'espresso, acqua di servizio e vapore. Abbiamo un display LCD a colori da 1,54 pollici. Il pulsante on off e i 2 pulsanti di regolazione sono retroilluminati. La lancia vapore in acciaio inox con acqua calda orientabile e regolabile. Poi c'è anche la versione Pro, che ne parleremo in un altro video. In dotazione ci arrivano anche tutti gli accessori che ci aiutano a mantenere sempre al massimo le sue prestazioni, dandomi la sicurezza e la tranquillità che le performance della macchina saranno sempre al massimo. Abbiamo anche il portafiltro da 1 e il portafiltro da 2, 58 mm, come vedete nel video. E adesso andiamo a vedere, verificare che sia tutto funzionante. Verifichiamo la potenza della lancia a vapore, l'acqua di servizio e il gruppo erogatore. La Dea Gaggia Milano, una storia da raccontare.